Racconto di Stephen King, racconto breve, brevissimo, pubblicato solo in formato digitale sul sito della Scribd, che sarebbe una libreria online e alla quale potete accedere se volete scaricare questo racconto. Dovete registrarvi e dovete anche far partire la prova gratuita di 14 giorni. Dopodiché decidete voi se volete usufruire di questa libreria online. Allora, io ho fatto partire la prova di 14 giorni, poi vedrò insomma se continuare. Intanto mi sono scaricata il raccontino dello zio, che sembra che abbia paura che se non pubblica qualcosa ogni tot mesi, la gente si dimentichi di lui. Ma zio bello, come possiamo dimenticarci di te? Nemmeno se dovessi pubblicare un libro ogni 2 anni, io potrei mai dimenticarti di te, dimenticarmi di te. Allora, senza perdere altro tempo, Finn, la copertina, come vedete, promette bene, è abbastanza terrificante e vi fa intuire di che si tratta, perché vedete l'omino col sacchetto in testa, le mani legate dietro la schiena, cosa può essere un sequestro, giusto? Esatto. E quindi si tratta di... io adesso devo stare attenta perché, essendo veramente un mini racconto, è brevissimo. Non posso neanche più dirvi più di tanto perché posso solo dirvi le mie impressioni. Comunque sia, qualcosina ve la dico e vi dico che si tratta di un sequestro. Allora, sono arrivata, apro un attimo il finestrino. Dunque, sì, Finn, il racconto è brevissimo. Si tratta di un sequestro per l'appunto, però della persona sbagliata. Basta, la chiudo qui perché è veramente micro. Io vi dico, l'ho scaricato sull'app di Scribd e sull'app con un carattere medio sono 35 facciate, 35 pagine per dire, quindi mezz'ora e l'ho letto. È micro micro proprio. Quindi, che dire di questo libro, di questo racconto? Mantiene le promesse, insomma, di questa copertina terrificante, anche se mi aspettavo qualcosa di più. Però, come detto, è davvero breve e io mi aspettavo magari uno di quei racconti lunghissimi dello zio che diventano quasi delle novelle brevi, non possono più essere chiamati racconti perché sono molto lunghi. È brevissimo, quindi sì, la copertina fa il suo effettone, sì, il contenuto c'è, ecco, si tratta di quello, non è ingannevole come copertina, però una cosa... Io il finale non sono certa di averlo compreso perché lo zio furbescamente fa in modo che tu possa interpretarlo come vuoi o in più di un modo. Ecco, mi fermo qui. Io spero che lì fuori ci sia qualcuno che sa l'inglese, non so se mi sono ricordata di dirvelo, ma è pubblicata solo in inglese e solo in digitale su questo sito della Scribd. Se c'è qualcuno che l'ha letto... vorrei confrontarmi, scrivetemi anche su Instagram, scrivetemi un messaggio privato così non spoileriamo a chi magari deve ancora leggerlo, che sa l'inglese, mi dica cosa ne pensa, perché io il finale non sono certa di averlo compreso appieno. È stata una piccola furbata, non parlo di genialata, però lo zio si è divertito parecchio perché alla fine non, uno può interpretarlo come vuole e trovare la spiegazione che vuole, perché è talmente breve il racconto e forse bisognava avere più elementi per trovare un finale. Comunque sia, sto morendo dal caldo, quindi la finisco qui. Sì, tanto per dirvi, insomma, non so quanti YouTuber italiani ne abbiano parlato, io ne ho parlato anche se è in inglese, ma immagino che ci siano anche parecchie persone, insomma, che sanno l'inglese. Dicevo, se c'è qualcuno che l'ha letto, confrontiamoci e vediamo di capire questo finale, perché bisognava avere appunto più elementi per capire, per farsi un'idea più precisa. È come un colpo di fulmine questo raccontino, ti intrattiene quella mezz'oretta, 20 minuti, perché ci ho messo veramente niente a leggerlo. E poi ti lascia lì a dire, oh, ma cioè la spiegazione è ok, vabbè, ti fa viaggiare abbastanza con la fantasia e trovare la spiegazione che più ti sembra logica. Basta, la finisco qui perché sto morendo, sta diventando un forno crematorio questa macchina. Vi lascio e arrivederci alla prossima. Ciao ciao!